Salve a tutti ragazzi, qui TTD e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione global di Dragon Ball Z Dokkan Battle, ragazzi, per andare ad affrontare assieme, vedere assieme la mia prima LR Full Ability, eccolo là, Bojack. Bojack LR, eccolo qua. Full Ability Bojack, build data, 15 crit, 6 add, 5 evasion, ragazzi. Odio l'evasion sugli int, quindi sempre meglio quel 6 addition. Ha la possibilità di tirarti quell'additional, che sono danni in più, meglio dell'evasion, che tanto tanca già a prescindere. Siamo qua con il Resurrected, ragazzi, contro la boss rush 3. Ovviamente non andiamo a fare le altre boss rush perché sono lunghissime. Io voglio un attimo divertirmi con il mio bellissimo Bojack qua. Intonazione ovviamente con l'altro Bojack. Abbiamo anche poi Tarless Int. Abbiamo poi Tapion AGL Full Ability. Non ha ancora portato a Turang perché non credo che lo userò mai, quindi è lì tanto per trollare. E in più Vegeta Int Buffer, solamente per avere quel turno bello, no? Bojack, tutto bello, eccetera. Le cose belle, no? Nel senso, ragazzi, andiamo ad affrontare la boss rush 3. Andiamo a vedere un pochino in doppio Resurrected, doppia lead Resurrected, a vedere un po' com'è Bojack Full Ability. Cioè, Bojack Full Ability, credo di aver detto tutto. La mia prima Full Ability. Andiamo, ragazzi, startiamo subito e andiamo a vedere un pochino assieme la boss rush 3. Che ovviamente c'ho gli item da road, ma non credo che, cioè, per come la vedo, non credo che li useremo mai alla fine dei conti. È comunque un Bojack Full Ability in un team che tanto, se scendo sotto il tot di vita, bellissimo turno questo, se scendo sotto il tot di vita non posso più crepare. Cioè, ci rendiamo conto, no, della cosa? Non posso più crepare. Sono le cose belle della vita, no? Non poter più crepare, perché tanto tanca come non si sa che cosa. Il bello di questo team, ragazzi. Intanto vediamo anche Tapion AGL Full Ability, che prenderà 13.000. Non è a tour, quindi diciamo non può ricevere tutto il boost, eccetera, no? È molto forte a tour, ragazzi. Comunque è una carta decente, sia in Resurrected che anche in Super AGL, ragazzi. Gira bene in tutti e due i team. Però in generale, no, è veramente bella come carta. Soprattutto Full Ability, perché non prende danni. Cioè, quando è a tour non prende danni quel robo. Cioè, capiamoci. Allora, facciamo girare subito il carissimo Bojack. Lasciamolo lì, che tanto, poveraccio, sì, deve fare le cose belle, però le cose belle costano. Le cose belle costano. Ok, ci arriviamo, perfetto. Almeno la prima 12 kill la tiriamo. Non so se sarà ancora in vita, però la prima 12 kill la tiriamo. È la cosa brutta, no, di doverlo mettere a posto e tutte le cose, no? Aspettiamo un attimo. Ok, vabbè, niente. Non possiamo neanche vedere quella. Che alla fine dei conti non vedremo quasi mai la 12 kill. Alla fine dei conti, insieme a... vabbè, Tapion, mettiti qui, tranquillo. Stai buono lì. Insieme al buffer in turno, più comunque anche il doppio Bojack, va sempre in 18 qui, in 18 key, quindi non abbiamo problemi sotto quel lato. Vai, lancia la special, vieni. 1000. 32, ok. Più che altro, non essendo a tour, non è proprio bellissimo vedere Tapion. Però è qua per trollare, no? Sì, dai, sei Full Ability, almeno ti uso in un video, no? Quello è il suo scopo, essere usato in un video, no? Nel senso, sì, ciao, ok, piacere. Chi se ne frega di lui? Ecco, mettiamola così. Oh, ok. Teniamo in turno Tarless. Anzi, no, facciamolo girare. Facciamo il turno più bello. Golden. È bellissimo, golden proprio. Dovrebbe crepare? Dovrebbe crepare. Facciamo in questo modo. Teniamo del key per la possibile 18 key, ma comunque Golden è uno di quei PG che fa tanti danni, no? Quindi non avremo mai problemi. Più che altro sta andando un attimo lentina per il fatto che comunque ci è girata un po' male all'inizio. Quindi ci vuole un po'... Per avere il turno, no? Il turno bellissimo che finalmente da Goku Super Saiyan 4 possiamo finalmente vedere. A vita intera, ovviamente. Possiamo finalmente vederli. Eccolo qua. Salve. Andiamo. Bojack, andiamo. Ah, 24 non ci arriviamo. Però comunque una 18 la tiriamo. Wow, carica 537.000, ragazzi. 537.000. Ciao, 3 milioni e 4. È bello. È bello. Full Ability, ragazzi. Vai.
Se vuoi anche crittare, grazie mille, hai comunque 15 di crit. Sai, one shottare ogni turno, vai, 3 milioni e 3. Vabbè, ti tengo primo così, guarda quanto sei bello, vieni, shottiamo. Su un tech. Come distruggere la road, ragazzi, come distruggere la road. Ecco, 3 milioni e 7. 3 milioni e 7, se più stiamo a full vita, più questo team distrugge. Bam! 6 milioni! Yeah! 6 milioni di crit. Sì, ovviamente rimane comunque quel team che non... Cioè, quel team. Quell'LR che proprio non è che mi fa dire... Oh, assurdo, Bojack ho trovato. No. Mi sta sempre un po'... Mi fa sempre un po' schifo, alla fine dei conti. Lo ammetto, mi fa sempre un po' schifo comunque Bojack LR. Però non si può dire che non tanchi. Tanca, il danno lo fa. La pecca è che quando si scende troppo inizia a tankare di più e a non far più danni. Quindi quella è la più grande pecca sua. Però con questo team, alla fine dei conti, essendo un 170% l'attacco, si riesce sempre a fare tanti danni, no? Si riesce sempre a stare a full vita, cioè... Vedete quello che intendo, no? Ecco quello che intendo. Cioè, per ora, nel turno dove abbiamo sempre avuto il caro... La cara turnazione bellissima, no? Bojack, questo robo è sempre partito 3 milioni in su. Cioè, vabbè, ok. La pecca è quando scenderemo, da cooler. Da cooler scendiamo. Quello è poco ma sicuro. Cooler è comunque fisico, fa i suoi danni, no? Lì scenderemo, però lì perderemo danni. Quella è la cosa più brutta, quella è la cosa solo più brutta di tutto l'event. Teniamo, sì, dai, facciamo in questo modo, ragazzi. Mostriamo quanto è bello Tapion full hub. Full ability Tapion. Le orb, quando danno le orb finalmente le posso usare, posso fare queste robe. Cioè, guardate quanto sta tankando. Capiamoci, è OP. E OP, Tapion tanca, danni un po' meno, anche se poi non vedremo mai la trasformazione, quella forse la pecca, non vedremo mai la trasformazione anche di Tapion in questo event, ma alla fine dei conti è più un, guardate Bojack quant'è bello, Bojack, quello è il senso. Aia, ecco, qua scendiamo, e ora inizia a fare meno danni, è quello che... Non mi piace più di tanto. È quello che non mi piace più di tanto di questo team, ragazzi, alla fine. In generale, di Bojack. È più un problema di Bojack. Che prima o poi si scende di vita. Quando si inizia a scendere di vita, addio quella super... Siamo già in Dokkan. Ok, va bene. Che brutto, vabbè. Non lo carico, amen. Però sì, ecco, quando si inizia a scendere di vita... Diciamo che c'è questa cosa brutta che inizia a fare meno danni. Quella è la cosa più brutta di Bojack, che è il suo problema della passiva. Che è pompato all'inizio, no? È pompato molto all'inizio così. Sono comunque 3 milioni in crit. Però già è sceso molto il danno, ragazzi. Già è sceso molto il danno. Non avevamo anche il buffer, però comunque è sceso molto il danno. Quella è la cosa più brutta di Bojack. Full. Ok, prende il full attacco. Ah, che male, che brutto turno. Questo è brutto. Questo è un brutto turno, ragazzi. Questo è il turno dove comunque si rischia anche con Bo. Cioè, non è che si rischia perché il prossimo turno prenderà zero danni. Però non è il turno proprio più bello per Bojack in generale, per tutto il team. Soprattutto se int. Cooler rompe. Cooler è veramente una noia d'evento. Ok, per favore, Vegeta Buffer, lo so che ti prenderai delle botte. Puoi non prenderne troppe, grazie. Per favore. Ti chiedo solo questo. Ok, niente special, buono. 42.000. Va bene. Non tankerà più di tanto, quello è un po' bruttino. Però abbiamo la passiva di Tarless attiva e tutto. Andiamo. Lo tengo sempre primo più che altro perché alla fine dei conti è sempre lì, no? Cioè, nel senso, tanto va sempre in 18, non prende full link, ok, però alla fine dei conti è sempre lì, può one shottare subito, no? Però devi crittare, per favore, critta che ci leviamo dalle scatole cooler, ce ne andiamo a casa tutti felici, vediamo un pochino, critta! Grazie mille! 3 milioni, andiamo da Goku, ragazzi! Eccoci qua, è il momento che tutti aspettavano, andiamo in Dokkan Mode 24 key!
credo che qua possiamo anche finire di vedere Bojack, ragazzi. Non mi interessava chiudere la rush, tanto so di chiuderla. Volevo solo vederlo che tira i Dokkan, che tira le 24 key. Andiamo a prendere tutti i numerini. Ragazzi, concludiamo qua la road alla fine dei conti. Mi interessa solo vedere a quanto può arrivare. In un buon turno, dove c'è il buffer 40%. No, attenzione, non è il buffer 40%, era Tardos. Ok, vabbè, amen. È anche stannato. Vabbè, ok. Amen, chi se ne frega. One shotta! Voglio vedere solo questo. One shot out. 10 milioni. Grazie mille. Volevo vedere questo. Volevo solo vedere questo. 10 milioni 809.729 in crit, in Dokkan. Volevo vedere questo, ragazzi. Credo di aver visto tutto, ragazzi. Non mi importa concludere la road, anche perché è già stata conclusa con questo, ragazzi. È già stata conclusa. Abbiamo visto Bojack. Mi interessava questo, vedere i danni, divertirmi con la prima LR full ability del canale, ragazzi. Ora si punta a qualcos'altro, anche se sono un po' tutte dure da arrivare là al full ability, perché comunque mi mancano molte copie. Però prima o poi arriverà un'altra LR full ability e le andremo a vedere nello stesso modo, a tirare danni, divertirci. Detto questo, ragazzi, spero comunque che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Ragazzi, se vi servono delle stone potete trovare il link in descrizione al gruppo Discord. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.